Donna Lucioli Gregni compie 60 anni di sacerdozio. Per decenni è stato rettore del santuario di San Calogero ad Agrigento. È nato a Cammarata nel 1931, in seminario a 12 anni, sacerdote a 26 anni e poi, tra tanto altro, già presidente della Federazione Italiana delle Scuole Materne, direttore della Radio Diocesana Concordia e rettore del santuario di San Calogero ad Agrigento per quasi 30 anni. Dal 2013 prosegue il suo ministero sacerdotale nella chiesa Madonna del Carmelo a San Giovanni Gemini. Le immagini e le interviste di Gabriele Bruccoleri. Ringrazio tutti coloro i quali mi hanno accolto, mi hanno seguito, mi hanno sopportato e mi hanno aiutato a continuare il mio cammino ed esercitare la mia missione. Per quanto inutile possa essere, il Signore si serve di ognuno di noi e sa come adoperarci. 5 maggio 57, 5 maggio 217. 60 anni di sacerdozio, come le vive, Monsignore? Come il primo giorno. Ringrazio il Signore che mi dà ancora energia, buona volontà e l'aiuto e il sostegno che mi danno tutti i fedeli, perché mi sopportano e mi aiutano. La presenza di Monsignor Lucio in modo particolare è desiderata fortemente con la confessione del San Calogero. Ecco, e in questa luce della celebrazione del suo 60° anniversario di ordinazione sacerdotale, ecco, avvenuta il 5 maggio del 1957. E io ero allora piccolino e seminarista, ecco, e ricordo di aver vissuto, ecco, quella esperienza. È stata per me la prima esperienza di una ordinazione sacerdotale, non piccolo seminarista. Adesso mi ritrovo, ecco, a ruota, 50 anni, ecco, del mio sacerdozio e 60 da suo, quindi sono 10 anni di differenza. E ringrazio il Signore, abbiamo celebrato oggi la fedeltà del Signore. Dicevo, vedere questa chiesa gremita, bene, come sempre, ma in modo particolare oggi, e poi è legata così fortemente a questa presenza che non la gente non potrà dimenticare, perché tantissimi anni hanno svolto il suo servizio ministeriale qui in questo santuario di San Calogero, Don Lucio di Gregni. Vederla così coralmente unita, bene, gioiosamente, ecco, grata al Signore, è stato per me un motivo, dico, di profondo ringraziamento al Signore, ecco, di profonda anche commozione. Oggi abbiamo avuto la possibilità e la gioia di avere nel santuario di San Calogero Monsignor Lucio di Gregni. Siamo molto grati per quello che ha fatto per il santuario di San Calogero e tutte le manifestazioni di fede che ci ha dato come testimonianza veramente di un grande, grande sacerdote.